Ancora Fabio Ardau, appassionato di tradizioni popolari, con lui entreremo un po' nel mondo di questa collezione Cocco, quindi questi preziosi alcuni frammenti, e saranno ovviamente spunti di riflessione e argomento. Prendas, quindi gioielli, oggi ricorrerà spesso questo termine per vari motivi. Fra un po' affronteremo anche degli argomenti legati a questi preziosi che abbiamo qua nel nostro studio, grazie alla Regione Autonoma della Sardegna, all'Assessorato alla Cultura, ma ne parleremo fra poco. Però i gioielli mi richiamano anche all'anello, all'anello nuziale. Noi abbiamo un canto che per noi è anche lo scioglimento di una promessa fatta a Bobore Nuvoli del coro Soscanarios. Beh, fu un bel momento per noi quello, anche perché, come avete visto, alcune immagini riportavano alla luce, e poi mi aggancio per questo motivo, e le immagini appunto del matrimonio di Massimo Pizzalis con Gabriella era appena avvenuto, era una rivelazione, loro non conoscevano questo motivo. Volevo salutare anche Leonarda che ho visto nel filmato. Però Fabio Ardau, tu che sei un appassionato di tradizioni popolari, io ho avuto il piacere di visitare la mostra della collezione Cocco a Castelsardo, quindi la diocesi Tempio Ampurias aveva organizzato questo evento. La collezione oggi è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. Ho detto in apertura, voglio ringraziare l'Assessorato alla Cultura, volevo fare anche un grazie personale alla dottoressa Anna Maria Mura, insomma, che è stata anche paziente con noi. Tu hai curato l'allestimento di questa mostra, quindi tu ci puoi aiutare un po' ad illustrare alcuni momenti che abbiamo qui in studio, poi con la competenza della signora Turchi possiamo creare anche un momento per approfondire delle curiosità. Certo. Prego. Allora, prima di tutto diciamo chi è Luigi Cocco. Luigi Cocco era un magistrato che era nato a Villasora nel 1883 e poi è morto a Cagliari nel 1959. Durante tutta la sua vita quest'uomo ha collezionato migliaia di pezzi inerenti all'etnografia sarda. Dai tappeti, mobili, gioielli eccetera. D'altro. Qui abbiamo portato degli argenti, una parte di questa collezione, sono pochi pezzi, e ho cercato di portare degli oggetti che avessero comunque un filo conduttore comune. Quindi anche riuniti per tipologie, certo, differenti. Possiamo, certo, iniziare ad illustrarne qualcuno? Questi che sono qui al centro vengono chiamati cocos, o nel campidano normalmente sabeja, questi qui. Esattamente, e rappresentano il bulbo oculare, proprio con questa forma sferica. Venivano utilizzati contro il malocchio, proprio perché si sperava che lo sguardo cattivo venisse captato, recepito da questi talismani, da questi amuleti, e quindi la persona venisse difesa. Anticamente erano fatti di pietra vulcanica, di ossidiana, poi successivamente sono stati utilizzati materiali di tantissimi tipi, colorati, eccetera. Poi da questa parte invece, Giuliano, come vedi ci sono invece degli amuletti. Soffermiamoci un attimo, sì, così la telecamera può avere la possibilità di individuare ovviamente il nostro percorso. Perfetto. Legati alla nascita. Amuletti e vari, vedo. Sì, anche sono amuletti vari. Puoi notare per esempio un fischietto, perché normalmente viene utilizzato proprio il suono come funzione apotropaica, proprio per allontanare gli spiriti cattivi. E poi questa, per esempio, è una pedra ai latti. Penso che la signora Turchi possa quindi indichiamo qualcosa. Intanto indichiamo, sì, l'oggetto, questo. Perfetto. Signora Turchi ha desiderio e voglia di darci altri elementi per la conoscenza di questo oggetto, del suo genere. Ecco, lo indichiamo nuovamente. Sì, sì, lo vedo indicato. Saper dei latti era molto usata, forse sarebbe bene inquadrarla così potrebbero... Sì. Era usata naturalmente da tutte le donne che allattavano, perché il compito era quello di attirare il latte e anche di evitare gli ingorghi del latte. Ma la cosa strana è che questa pietra veniva usata antichissimamente anche a Creta, cioè in tutto il Mediterraneo, diciamo, però la particolarità sta in questo, che negli scavi, ad esempio, del palazzo di Cnosso che fecero Evans, trovò un sacco di queste pietre qui e non ne capiva la funzione.
fino a che non si è accorto che le donne dei villaggi intorno le avevano al collo quando allattavano i loro bambini. E allora ne ha chiesto l'uso e ha capito qual era la funzione. Quindi la funzione data da almeno 1500 anni prima di Cristo, se il palazzo di Cnosso più o meno l'ultimo è di quel periodo, perché poi dovremmo andare anche a periodi anteriori. Andiamo avanti, Fabio. Sì, ti volevo far notare queste sono delle cipree, delle conchiglie. Molto spesso venivano utilizzate infatti le conchiglie in questi amuleti. Adesso le inquadriamo subito così abbiamo la possibilità. Perfetto. Sì. Molto spesso troviamo dei campanelli proprio sempre in funzione per scacciare gli spiriti maligni. Visto che siamo vicini, qua possiamo segnalare questa collana con due manufiche. Cioè praticamente questo è il simbolo dell'uomo e della donna uniti, quindi il simbolo della vita che nasce, quindi veniva utilizzato chiaramente contro il malocchio, contro la scalogna. Una cosa singolare è questo fiocchetto verde che è originale, molto spesso venivano legati proprio dei fiocchetti verdi come portafortuna. Che ti ha proprio appassionato questa mostra di Castelsardo e altri ovviamente che hai curato, e questa collezione ovviamente ci dà modo anche così di argomentare. Mi piacerebbe mirare su qualche altra cosa che possa dare poi alla signora Turchi magari un elemento così di aggancio per approfondire ulteriormente. Per esempio questo cocos, questo rosso in corallo, eccetera, penso che la signora Turchi... arriviamo subito con un primo piano, perfetto. Signora Turchi, ci aiuta un attimino a decifrare i simboli. Esatto, a decifrare i simboli, di questo si tratta. Allora, la pietra nera, lo sanno tutti, era o di ossidiana o di onice. Anticamente si usava di onice contro il malocchio ovviamente, ma anche per debellare altri mali. Tant'è vero che i romani ne facevano un grande uso. Ad esempio Plinio la raccomandava contro il mal di testa. Diceva di tenere sempre una pietra di onice al dito, incastonata come in un anello naturalmente, perché avrebbe fugato il mal di testa, oltre che a tutte le altre avversità, perché si diceva che a seconda del colore stabiliva anche la sorte delle persone. Ma l'altra particolarità, ecco, lo vedo lì, del gioiello, è il fatto in questo che momento. Quello è un gioiello complesso, perché non è solo un cocco, come lo chiamiamo noi, oppure qua lo chiamano anche sabeccia, lo chiamano pinnadello, a seconda delle zone ha nomi diversi. Questo è molto complesso, perché quei pendenti sono simboli fallici, quindi al gioiello sono stati aggiunti altri simboli che non facevano parte del gioiello originario, che doveva contenere esclusivamente la pietra nera contro il malocchio ed era dedicato esclusivamente ai bambini. Ora con quelle aggiunte è evidente che il significato cambia, perché in questo caso si tratta di un oggetto che deve anche propiziare la fertilità. Perfetto, grazie per queste note di approfondimento. Fabio, facciamo una cosa, adesso abbiamo esaurito il tempo a disposizione in questo nostro segmento, più tardi magari faremo una puntatina su un'altra tipologia presente che non abbiamo ancora discusso. Facciamo una cosa, guarda la telecamera numero 3, manda la pubblicità con un bel sorriso, perché adesso hai sciolto l'ansia e quindi possiamo ritrovarci tra poco in armonia. Ok, vi aspettiamo tra poco. La Sardegna nel cinema, donne, pastori, banditi, minatori, immagini, miti e stereotipi. Questo è un altro argomento, alcuni li abbiamo affrontati stasera, ma io chiederò a Fabio Ardau prossimamente di tornare, anche perché lui ha fatto questo lavoro di tesi della sua laurea, molto interessante, perché ha analizzato proprio tutti i film di ambientazione sarda, ovviamente prima di Arcipelaghi e di altri di cui abbiamo parlato questa sera, e quindi piacerà fare un excursus in questo senso anche con i nostri vecchi film. E ti ringrazio stasera per il lavoro che hai condotto con la complicità della dottoressa Turchi, e ovviamente ho già ringraziato la Regione e soprattutto la dottoressa Mura. Mi preme salutare.